Voi siete veramente molto, molto gentili, ma io volevo darvi qualche piccola spiegazione a proposito di queste cose, perché poi pare che tutto è colpa di Suor Clementina, che la cessa. Invece non è vero, ci sono stati degli altri motivi difficili della mia infanzia, perché questo spettacolo tratta proprio della mia infanzia, e io da bambino, a voi ve lo voglio dire, io sono di Napoli. Lo so che c'entra, parlo bene bene proprio il dialetto qua di Longiano, però originale so di Napoli. E voi sapete che Napoli è una città molto religiosa. Io da bambino, quando tenevo 12 anni, mi andavo a confessare. Abitavo a Santa Lucia, proprio sopra la chiesa di Santa Lucia. Beh, insomma, no, proprio sopra la chiesa. Poco più là. Però scendevo sotto la chiesa e mi andavo a confessare. E tenevo un prete che era molto curioso, perché io mi mettevo su questo bancarello. Deve sempre un goppo bancarello, tenevo due ginocchi e due caciocavallo, un goppo e lui da dietro la graticola mi guardava e diceva: da quanto tempo non ti confessi? E io dicevo: 2 settimane, no, per dire una cosa. Hai fornicato? Dico: non dacci, dico, ha già ammazzato 3 o 4 formiche, non mi pare. Dice: hai commesso atti impuri? Io ho 12 anni, dico: sì, quanti? Mo a 12 anni, in 2 settimane? No! Ci voleva Olivetti Protest per sapere quanti ne hai commessi. Io tenevo, santo Dio. Io tenevo un braccio come Bill Lander, dico, non lo so, dico, facciamo un forfè. 300, 250, poi dicevo 2, e poi alla fine della confessione dicevo: ho detto le bugie. E così si stavano pure tutte le puttanate che ho raccontato a lui durante la confessione, e la coscienza stava tranquilla, ma là ci venivano i sensi di colpa, perché lui ci dava la penitenza e noi ci battevamo in petto una continuazione. Il movimento era lo stesso, cambiava la quota, ma più o meno le cose rimanevano sullo stesso clima. E là ci venivano i sensi di colpa, perché il problema risiedeva tutto e in questo rettangolino qua, che non bisognava mai toccarsi, mai. Noi pensavamo che l'inferno fosse pieno di brave persone che si grattavano una continuazione con due cose gonfi, rosse, ridate. Perché non bisognava mai toccarsi? Noi facevamo la pipì a casaccio, che senza toccarsi, è una cosa complicatissima, ci va mezz'ora per fare una prenzola di pipì. Ci raccontavano di quelle puttanate che non stanno né in cielo né in terra, ci dicevano: non ti toccare che diventi cieco. Che se era vero a quest'ora Ray Charles appare a me era la piccola vedetta lombarda. Poi col tempo devo dire che le cose sono migliorate molto, anche perché poi col tempo il rapporto col testo è diventato una cosa più normale, abituale, insomma, è un fatto che si fa normalmente, insomma, tutti i giorni. No, un giorno sì, 3 anni, no, comunque voglio dire, è una cosa che si fa. Anche dopo lo spettacolo, se ci fosse qualche anima pia in giro per la sala.